Ciao a tutti! Allora, voi sentirete un rumore atroce, secondo me, mi abbasso anche un po'. Sentirete un rumore atroce, secondo me, perché nonostante io abbia l'aria condizionata in casa, il mio studio è proprio tipo bunker e quindi qui dentro non mi arriva l'aria. Non appena rimodernerò proprio l'arredamento del mio studio, voglio inserire proprio un'aria condizionata piccolina qui dentro, silenziosa. Per adesso, quindi, c'è un mini ventilatore e scusatemi, sentirete un per tutto il tempo. I'm sorry. Allora, oggi è, che giorno è? Venerdì 26 luglio, sto per uscire. Voi questo video lo vedrete al mio rientro da San Pietroburgo. Intanto inizio a truccarmi. Quindi intanto lo filmo, non credo riuscirò a montarlo domani perché domani devo fare assolutissimamente la valigia che ancora non ho neanche iniziato a fare, neanche pensato. Boh, non so neanche cosa portarmi. Cioè, non ho neanche pensato cosa portarmi, raga. Quindi vabbè, adesso filmo un Get Ready With Me. Oggi sto facendo talmente tante cose. Come sempre, io non ho mai una prepartenza tranquilla, ho sempre cose da fare nei miei prepartenza, cioè non riesco mai a dire ah bene, mi godo tutto il pre, pensando bene a tutto ciò che devo portare con me. Niente, no, niente. Domani velocemente mi metterò a fare la valigia e non vedo l'ora, non vedo l'ora, vi dico la verità, sono veramente incuriosita perché poi è la prima volta che vengo coinvolta in un'attività come questa dall'ente del turismo, quindi sono veramente molto curiosa di vedere. Per ora sembra organizzato davvero molto bene, le attività da fare sono molto, oggi mi hanno rimandato il programma perché hanno cambiato alcune cose in base poi agli orari definitivi dei biglietti di andata e ritorno di tutti. Lo devo ancora spulciare bene bene bene, però insomma sono veramente stracuriosa. Raga, in questo periodo la mia pelle sta cadendo a pezzi, ma per via della dermatite. Purtroppo non posso farci nulla. L'unico prodotto che mi sta veramente aiutando, non ve lo posso neanche menzionare perché in realtà lo scoprirete un pochino più avanti, un pochino più avanti, fa parte di tutto un altro progetto e per adesso ancora non c'è sul mercato, quindi non ve ne posso ancora parlare, però è una bomba e soprattutto in questo periodo mi sta aiutando tantissimo a mantenere la pelle non lucida, ecco, a non farmi lucidare la pelle. Lo metto alla fine della skincare ed è veramente una bomba. Però a tempo debito vi parlerò di tutto. Era tanto, ragazzi, che non filmavo un Get Ready With Me. O mi sbaglio? Io qui ho i trucchi messi malissimo, tipo in 70 pochette, e non sto scherzando. Cioè, ho tre pochettone grosse. Pochettone. Ho tre pochette enormi qui davanti. Peraltro, il pennello, quello che uso per la cipria, io l'avevo preso, l'ho usato stamattina quando sono andata in palestra e ho messo il mio correttore perché ora non c'è più. Ah, non lo trovavo più. Nel frattempo si erano fatte le pieghette, ovvio. Ecco, io sono così, tutti i giorni così, a 3000. Cioè, dico una cosa e nel frattempo ne sto pensando altre 10. Comunque, in questo Get Ready With Me, oltre ad aggiornarci un pochino, perché sì, sfrutto tantissimo le stories per parlare con voi, però ovviamente essendoci le clip, vuoi o non vuoi, nelle stories è sempre molto riduttivo, insomma, i discorsi che si possono fare, eccetera, eccetera. Quindi avevo proprio voglia di comunicare a modo mio e il mio modo è comunicare attraverso YouTube. C'è niente da fare. Rimane comunque la mia piattaforma preferita e in tutto ciò vi mostro anche come mi sto truccando quando vado di fretta, perché io in questo momento in realtà vado molto di fretta, ma visto che comunque mi dovevo truccare, facciamo anche un video. Quando vado di fretta, ultimamente sto utilizzando questo fondotinta che vedete è quasi finito di NYX, il Can't Stop Won't Stop. Vi devo dire, ragazzi, è veramente veramente ottimo. Io sono sempre stata un'appassionata dei fondotinta compatti, mi piacciono veramente tantissimo. E questo l'ho trovato veramente un ottimo fondotinta. Non rende la pelle polverosa, dura a lungo, si fonde bene con la pelle e vi devo dire, veramente un buon prodotto, a mio avviso. Questo è veramente ottimo come prodotto. Io, ragazzi, quando vado di corsa preferisco sempre rivolgermi a questa tipologia di fondotinta. Non so voi, però preferisco rispetto a quello liquido. Comunque, bagna la spugnetta, applicalo, poi fissalo. Invece, così è un tutt'uno molto più velocemente. Certo, ovviamente l'effetto del fondotinta liquido normale è un'altra storia, però questo secondo me non è niente male, ecco. Ho anche le labbra tutte screpolate di nuovo. Mi si erano screpolate tantissimo dopo aver fatto una cura di antibiotico di 6 giorni, perché mi ero fregata con l'aria condizionata come una polla e da lì
le mie labbra continuano a tornare in uno stato ottimale per un giorno, dopodiché si riscrepolano. E va bene. Dunque, ne approfitto poi anche per mostrarvi alcuni prodottini molto interessanti che sto utilizzando in questo periodo. Vedo l'immagine così tanto scura, spero che poi in montaggio non risulti davvero così scura. Comunque, sopracciglia, l'Unbelieva Brow di L'Oreal. È sera in realtà, stiamo andando a cena fuori, ma ragazzi, cioè, ormai anche di sera sta facendo un super super caldo. Per questo weekend ha dato cattivo tempo in realtà, quindi non so se quando vedrete questo video si saranno abbassate le temperature, però in questo momento sta facendo super super caldo, quindi cerco sempre di rivolgermi a prodotti, cioè se li applico voglio che rimangano e che non si sciolgano. Tendo ad applicare prodotti molto resistenti e questo è veramente molto resistente. Ho trovato questo colore che a mio avviso è perfetto, almeno per me, veramente bello. Questo è il 104. Sugli occhi andrò a fare un trucco molto 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 semplice. Devo anche capire, ragazzi, che trucchi portare, soprattutto non voglio che pesino troppo, ma ho deciso, assolutamente deciso, di portarmi i trucchi in cabina con me, perché stavamo pensando di truccarci direttamente in volo, perché quando arriviamo in realtà abbiamo già delle attività da fare, quindi non, in realtà lì arriviamo attorno alle 5, ma noi partiamo verso le 8 e mezza di mattina, quindi insomma stare truccata dalle 7 di mattina magari fino alla sera non è il massimo, quindi abbiamo pensato di truccarci lì. Io magari mi porto anche delle maschere o dei pacciocchi, qualcosa da fare in volo, vediamo un pochino. Comunque ragazzi, sono fomentatissima per questa esperienza, veramente, cioè sono proprio felice. Vabbè, quando voi vedrete questo video io sarò già atterrata, perché non credo che riuscirò a montarlo prima di partire. Poi vabbè, avrete già visto stories, tutto, quindi in realtà saprete anche poi com'è andata, eccetera eccetera. Io sono troppo felice, ok, sono una bimba in queste cose io. Poi appunto felicissima perché già ho conosciuto una delle ragazze che parteciperanno, Katia. Siamo andate insieme per fare il visto, cioè mi trovo benissimo con lei, cioè ci conosciamo da pochissimo, ma avete presente quelle persone con le quali andate immediatamente d'accordo, con le quali, cioè, non vi conoscete ma iniziate a chiacchierare della qualunque? Ecco, io e lei così, quindi sono veramente molto felice. Mi spiace per chi capiterà con noi in volo, perché probabilmente se vorrà farsi una dormitina non riuscirà. Mi dispiace tantissimo perché già so che chiacchiereremo tutto il tempo. Vi dico che non vedo l'ora, voglio vloggare, anche se comunque dal lente non è che mi era stato richiesto di vloggare, però è una cosa che comunque ho piacere io di fare, sia per mantenermi il ricordo, sia per chi magari poi deve andare a San Pietroburgo e fa una ricerca online. È sempre bello, cioè io ogni volta che mi sposto vedo sempre qualche vlog delle persone che sono state, dove sono state, eccetera eccetera. Mi piace per orientarmi un pochino, ecco, e quindi ho deciso anche di vloggare, quindi vi porterò con me, porto la G7X, così almeno viene anche qualcosa di un po' più carino. Speriamo per il tempo, ragazzi, speriamo per il tempo, perché in realtà lì è freddo, infatti nel vlog che voi avrete visto prima di questo video ero alla ricerca di qualcosa, perché non so come orientarmi, cioè nel senso è estate ma è freddo, per me 14 gradi è freddo. Io porterò una giacca di chiodo, non so cos'altro portarmi, non lo so, domani vedrò, perché in genere già so quando devo partire, meno male già so nella mia testa cosa devo portare, cosa non devo portare, invece stavolta io proprio zero assoluto, non so assolutamente come affrontare questo clima. Poi ogni volta che entro nell'applicazione per vedere un attimo la situazione mi cambia, cioè tipo fino all'altro ieri mi dava tutto bel tempo, adesso è cambiato e mi dà nuvoloso, pioggia. Speriamo bene. Io continuo ad essere positiva, mantengo il mio tono positivo sempre e comunque, e speriamo bene. Adesso eyeliner, assolutamente. Ho una faccia stanca impressionante. Io per andare bene, raga, dovrei farmi tipo una dormita da qui a non so quando. Ultimamente sto usando sempre questo in realtà di eyeliner, il Marc Jacobs marrone, che è veramente veramente ottimo. Lo riutilizzo anche stasera, non so neanche se uscirò poi realmente così o se mi cambierò, vediamo, non ne ho la più pallida idea. Forse devo aggiungere un po' di scuro, non volevo scurire troppo questo look in realtà, ma forse me ne vedo costretta. Peraltro questo marrone dalla Iconica si chiama Ovidio, è il nome di un mio amico, quindi mi fa simpatia perché mi ricorda lui, strasimpatico peraltro. Eyeliner marrone, metto anche la matita marrone all'interno dell'occhio perché devo coprire questa rima interna rossata che mi fa veramente immediatamente stanca, quindi devo capunfare questa storia.
Per la rima interna dell'occhio sono stra indecisa se mettere un verdone o un marrone. Ma andiamo con il verde, ma su, che sarà mai? Diamo un tocco di colore a questa storia. Comunque, raga, ebbene sì, io non ho fatto ancora neanche un giorno di mare. Nemmeno uno, ragazzi, nemmeno uno, zero. Si vede anche perché sono pallidissima. Confido in agosto, onestamente. Spero in agosto, vorrei proprio prendermi qualche giorno di stop. Ma oltre che per il mare, in realtà, che forse è la cosa che mi interessa di meno, onestamente, più che per il mare vorrei prendermi un po' di stop proprio per ricaricare un po' le batterie, fare un attimo di pausa. Anche se non so, poi, cioè, quando mi fermo a pensare, perché io proprio pausa non l'ho mai fatta. Quindi comunque organizzerei video per il canale, quello senza ombra di dubbio. Non so come organizzarmi, perché tipo, cioè, stop da cosa? Da Instagram, no? Vacanze per il momento non ne ho programmate. Ecco, questa partenza adesso però non è, cioè, non è tra virgolette vacanza, anche se probabilmente dall'esterno viene intesa come vacanza. Vacanza per me è io che decido dove andare, con tutto che, cioè, sia chiaro, non sto sputando sopra, sto soltanto raccontando, spiegando cos'è questa cosa. Mi sto andando a sponsorizzare, a promuovere il luogo attraverso, insomma, l'ente del turismo che mi ha invitata, eccetera. Quindi ci faranno vedere quante più cose possibili nell'arco dei giorni che siamo lì. Quindi ovviamente non avremo margine per dormire, fare le cose con i nostri tempi, tra virgolette. Ed è bellissimo, sono attività fichissime, io sono veramente, cioè, grata per questa cosa. Forse per me partirei ogni giorno per queste cose, però per me vacanza è un'altra roba, insomma, fondamentalmente, ecco. Quindi però per ora non abbiamo programmato proprio delle vacanze vere e proprie. Fatemi sapere nei commenti se voi invece avete già programmato delle vacanze, nel caso dove andrete. Noi forse faremo qualche... ma con questo avevo dato l'illuminante. Che polla, mi sono data l'illuminante. Volevo scurire, invece ho schiarito con l'illuminante. Ma si può? Non trovo più i miei pennelli soliti, non trovo più niente, va bene. In realtà, quando si ha il viso un po' affaticato, stanco, in teoria sarebbe meglio andarci un po' cauti col make-up, perché tante volte non si va che a evidenziare, no, il problema. Io invece comincio a caricare, come a dire, ok, distraiamo l'attenzione e concentriamola solo sul make up. Questa è la mia teoria. Non sempre vale, però vabbè. Ci proviamo noi, no? Ok. Devo soltanto ripassarmi l'eyeliner. Comunque dicevo che ad agosto, ora non so se farò proprio uno stop vero e proprio. Aspettate, qui ho bisogno di un attimo di precisione. Non so se farò uno stop vero e proprio, però ho comunque intenzione, se riesco, di andare un pochino al mare, di fare, prendermi un po' più di tempi anche per dormire un po' di più, eccetera, eccetera, che attualmente sto dormendo veramente poco, ma non perché io non riesca a dormire, ma perché ho proprio poco tempo. Quindi, dicevo, agosto spero di riuscire ad andare al mare, di prendere almeno un po' di sole, non tanto per l'abbronzatura, perché non mi interessa, ma proprio per espormi un pochino al sole, perché comunque fa bene anche esporsi un po' al sole, non negli orari peggiori, certo sempre con la protezione solare, però comunque fa bene. Spero di riuscire anche a prendere una briciola di sole. Ah, mascara, ragazzi, questo mascara, cioè, adesso vi faccio vedere un nuovo mascara. Questo me l'avevo inviato da Sephora, di Too Faced, il Damn Girl. Adesso vi faccio vedere che ciglia fa questo mascara. Volumizza in modo pazzesco proprio. Non so quanto potrà durare, perché lo vedo che si sta un po' indurendo già e non ce l'ho da moltissimo in realtà, però comunque vi dico che l'effetto è veramente wow. Cioè, guardate già adesso, adesso magari ho lo scuro dietro e non so quanto si veda, però è pazzesco. Ora guardate che minimo scelgo io di fare stop per andare al mare, inizia il periodo delle piogge, che è un classico. Ok, non capisco perché questa telecamera oggi mi sta giocando delle cose strane, nel senso, io la guardo e torna alla luminosità normale, come mi giro però poi mi ci va la coda dell'occhio e vedo tutto scuro. Spero di sbagliarmi, spero davvero di sbagliarmi. Al di sopra metto anche questo di NYX, On The Rise, che vi dico, da solo non è che sia male, però non è l'effetto proprio che piace a me, mentre invece quando lo passo sugli altri ha questo scovolino pazzesco che mi va a pettinare proprio bene le ciglia e le finisce di allungare e volumizzare. E poi è molto buono anche per le ciglia inferiori, in realtà, perché a me le ciglia inferiori non piacciono con troppo mascara, deve essere appena appena un accenno. Ah, altro illuminante top del periodo è questo di Becca, veramente bello, guardate.
veramente bello, e anzi lo applichiamo anche. Ultimamente ho preso, cioè guardate, è una roba assurda, ho preso a metterlo prima del blush, perché a me non, cioè, piace un po' di illuminante, ma non deve essere una roba eccessiva, quindi in questo modo poi con il blush lo vado anche a sfumare un po'. Sto cercando ultimamente di non andare troppo in avanti con l'illuminante, mi fermo un pochino prima. Mi sembra che mi sollevi un po' di più lo zigomo, poi magari è una mia impressione, non lo so. Come blush voglio fare un mix tra la terra, ecco la 002 di Pupa, la Sport Addict. Queste sono fantastiche d'estate perché sono super resistenti. E questo blush di Diego Della Palma. C'è un mix tra queste due cose. Io sono quella dei mix, ragazzi. Io mischio tutti i prodotti. Ma anche con le unghie ero così quando facevo ricostruzione. Non stavo a guardare che tutti i prodotti fossero dello stesso brand. Cioè, se avevo dei prodotti preferiti, li mixavo tranquillamente. Cioè, non è che li mescolavo insieme, però magari, non lo so, colore di un'altra, top di un'altra ancora. Senza problemi, senza paure, ragazzi. E anzi, questa roba qui mixata la metto anche qui. Allora, come dicevo, le labbra un po' screpolate, quindi non posso permettermi. Madonna, quanto sono bianca, però. Devo camuffare un po' la situazione, altrimenti si vede uno stacco mostruoso con il viso. Perché le braccia in realtà un pelino si sono abbronzate perché guido e quindi in macchina prendo il sole quando sto in giro. Mentre il resto del corpo, la pancia e le gambe sono proprio bianche, bianche, bianche. Sulle labbra metto un gloss, vado a prendere anzi, così ve lo faccio vedere, che ce l'ho in borsa. Questo di Givenchy Lanter di Vinyl, numero 14, non ho mai usato così tanto un gloss. Questo mi dà un po' di colore alle labbra, anche quando lo posso mettere anche quando appunto le ho un po' screpolate, quindi dà un minimo di tono, dura abbastanza ed è confortevole. Sono pronta, magari mi ridò giusto un pelo di illuminantino proprio qui. Get Ready With Me, davvero confusionario, però sono un po' quei video che facevo anni fa, cioè dove accendevo la telecamera e cominciavo a parlare, che è la cosa che io amo di più, anche se dico frasi sconnesse, mixo discorsi così. Mi piace aver ritrovato anche questa parte di YouTube perché mi stava veramente mancando troppo e quindi niente, spero possa farvi piacere. Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Il prossimo video che vedrete sicuramente sarà il vlog da San Pietroburgo. Che gioia, ok? Ma ciao!